uno degli imperatori, tipo l'imperatore Giuliano, è stato l'apostata, l'ultimo imperatore pagano. Quando salì e diventò imperatore, una delle prime azioni che fece non fu tanto quella di emanare qualche enciclica o di instaurare qualche nuova divinità, fu quello di vietare che i vescovi viaggiassero gratis sul servizio postale dell'impero. Perché se un impero deve funzionare, deve avere una struttura informativa, deve avere una struttura di informazioni che possa circolare, deve avere qualcosa che funzioni e che abbia senso per lo Stato, perché altrimenti è destinato a crollare. E cosa facevano i cristiani? Come fanno sempre? I cristiani viaggiavano a sbaffo, gratis. E fu considerata una forma di persecuzione il fatto che l'imperatore, non come pagano, ma come uomo di Stato, giustamente disse: se il nostro è un impero che funziona tramite delle strutture, queste strutture hanno un motivo di essere al servizio dei cittadini. Di conseguenza, i vescovi che non fanno un servizio ai cittadini, benissimo, paghino anche loro il biglietto. No, questa è una forma di persecuzione dei cristiani. Cioè, allora, logicamente, i cristiani lo citano come esempio di persecuzione, ma c'è da chiedersi cosa hanno fatto loro perché il servizio postale dell'impero romano funzionasse. Niente, loro erano solo dei parassiti, come lo sono sempre stati. Hanno saccheggiato ciò che hanno trovato. Perché ad esempio basta pensare che in Italia, parliamo di parassiti, quando è stata la legge sull'aborto, cosa hanno fatto? Di fronte all'impossibilità di fermarla, la legge è passata, hanno chiesto, no, ci deve essere che qualcuno si sottrae per obiezione di coscienza alla legge dello Stato. Sì, poi col risultato che la legge sull'aborto ha funzionato. Sì, però, e non funziona con le ragazze molto giovani, dove non hanno conoscenza, e immigrate che hanno paura, cioè che hanno dei problemi. Cioè non funziona laddove c'è ignoranza, altrimenti la contraccezione è passata, ci sono meno aborti, meno traumi, e una situazione sociale di 600.000 aborti clandestini di mammaie, sono ridotti a 50.000, c'è ancora da fare indubbiamente. Sì, però di fronte a questo basta pensare che quella maschera bianca del Papa ha fatto l'invito ufficiale, ad esempio, che i farmacisti cattolici non vendessero i preservativi. Cioè siamo l'aberrazione umana. Sì, ma questo qui non è... Come fa a diffondere l'AIDS, sto uomo? Scusa, dopo dagli all'untore. No, ma renditi conto, cioè, dal punto di vista appunto proprio pratico, cioè che tu non sei capace di dire no, voi cristiani non lo fate. No, bisogna imporre anche agli altri queste regole. Perché cosa succede? Che i cristiani sono vuoti e di conseguenza se hanno qualcun altro che gli dimostra che essendo libero è migliore di loro... E qualsiasi persona che non sia cristiana è migliore di un cristiano, no, questo bisogna impedirlo anche agli altri di comportarsi così. Bene, diamo via un attimino alle telefonate. Vi ricordo il numero di telefono: 049 700 700 049 700 838. Riattacchiamo i telefoni. Sì, poi ecco, visto in attesa delle telefonate, se qualcuno ha delle domande da porre o qualcosa di argomenti da affrontare, io voglio aggiungere un'altra cosa. Che bisogna sempre anche imparare a pronto? Comprendere che... pronto caro Verde Giappà, sapendo mi conosco una volta che anzi è un mio carissimo ma tanto amico, insomma, vorrei sapere solo come che si chiama, se lei è qui o se lei è un altro. No, se è un altro. No, dimmi il nome. Francesco. Ciao bella, sì. Te vuoi saper massati? Non ti vuoi mettere meglio riso, sufficiente. Ciao. Scusa un attimo, Fioi, ma con tutto quello che abbiamo detto, insomma, discute sul nome e cognome del Francesco, mi sembra abbastanza idiota. Sì, ma infatti. Sì, è chiaro questo. No, ma anche perché voglio fare una battuta, visto che è stata signora così interessata. Tra il 1971 e il 1981 a Marosti sono nati 11 scanagatta e di questi erano 7 bambini, di cui 4 hanno il nome Francesco. Di conseguenza non si preoccupi, cioè nel senso che è un nome abbastanza diffuso. Pronto? Sì, ciao. Ciao Claudio, ciao. Ciao. Quello che dicevi prima, il fatto di della paura, per esempio, no? Io personalmente, una persona molto limitata e ignorante in materia, diciamo che trattare i temi religiosi o pagani o meno, eccetera, si può trattare molto limitatamente,
io nel mio intimo cerco di farmi aquila o lupo, o comunque animale. Trovi qualcosa tu in questo? Io le paure sento che gradatamente con il tempo se ne sono andate con fatica, però avvicinandomi sempre di più all'animale. Cosa pensi tu? Cosa pensate di questo? È una scelta, è una scelta pagana tutto sommato. Quasi la somiglianza dell'animale, io cerco di avvicinarmi a quello che possono essere le mie aspirazioni interiori e anche estetiche, se vogliamo, all'animale, non so, perché io vengo attratto veramente dalla serenità con cui loro trascorrono il tempo, mi spiego? Ho capito. Non so, cioè è un paganesimo di questo, è una forma... Sì, sì, è un paganesimo, ogni identificazione con un oggetto che vive nella vita, che vive esterno, è un paganesimo. Ecco, io questo, questa... se vogliamo chiamarlo paganesimo, comunque ho questa attrazione verso l'animale che mi dà quiete, mi dà serenità e mi fa quasi comprendere limitatamente che il tutto, cioè annasco dentro il tutto, no? E quindi fluttuo dentro senza chiedermi ma sono superiore, sono inferiore, ho la mia intelligenza, loro ne hanno meno, sì. Io, loro hanno l'istinto, io non faccio, certo di non fare queste distinzioni, ma avvicinarmi talmente e abbracciarli in tutti i sensi, mi spiego Claudio? È un modo per abbracciare il mondo che ti sta attorno. Basta, io non so dire altro a proposito del pagamento. Ciao, vi saluto. Ciao, ciao. Abbracciare il mondo che ci sta attorno è una forma pagana. Pronto? Pronto? Ciao Claudio. Ciao. Mi volevo riferirmi alle parole che dicevo, leggeva prima Francesco, non so su quale subire che ti riferivi, della religione o cosa. Comunque penso che donne che subisse o che ha sofferto, non credo devo essere più comprensibili su altre persone che soffrono. Dopo dipende da che, come si può dire, da che settore, da che motivazione, che se subire, insomma, che vi riferite, certo, a voi altri, non lo so, va bene? Va bene. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Pronto? Pronto, sono Mario di Treviso. Dica. Allora, io volevo raccontarti quello che mi sta succedendo al momento, no? E volevo un'interpretazione, non so, della stregoneria. Mi stanno chiedendo di mettere un ripetitore per telefonini. Vicino a casa, pagandomi cifre anche abbastanza notevoli. Sì. E legalmente sono in regola. Sì. Secondo te sono nocivi o meno? Io non faccio il medico. Oh. Io mi dedico soltanto a questioni sociali e a questioni contingenti. Nel senso che se tu ritieni opportuno farlo, tu scegli di farlo perché tu lo vuoi fare e trovi conveniente farlo. Se tu ritieni che questo possa danneggiare qualcuno o possa essere nocivo per qualcuno, tu scegli di non farlo. Cioè tutta la scelta dipende da te e dalla tua capacità di legarti a quanto ti sta attorno. Esistono delle scelte obbligatorie che le persone fanno, che magari non sono l'ottimale, quello che vorrebbero, perché le condizioni contingenti le costringono. Per cui tu scegli al meglio, cioè tu sei libero di scegliere al meglio, senza danneggiare qualcuno, ma comunque se tu ritieni che questo danneggi, non lo fai. Se tu ritieni che questo proprio non è detto che danneggi, cioè è una convinzione soggettiva, perché gli studi hanno dimostrato che esistono dei pro e dei contro. Pertanto ognuno sceglie, diciamo così, anche in base alla propria vita, alla propria quotidianità, cosa fare per il meglio. Questo, l'unica cosa che posso dirti è questa. Mm-hmm. Sempre a proposito di questo, volevo ricordare, cioè, non so se ti ricordi, le prime pubblicità che facevano per i cellulari. Non mi che ricordo. C'era un prete che accettava che gli installassero il ripetitore sul campanile, sì. Che c'aveva già il telefonino, col fratello col telefonino.
Sì, sì, mi ricordo questo, sì. E anche questo è interpretabile dal punto di vista della stregoneria? No, questo qua è interpretabile dal punto di vista della commercialità, cioè esiste uno studio di settore, uno studio commerciale in cui si pensa che una certa pubblicità possa far presa o meno. È inutile insomma mettersi la stregoneria in questo, cioè bisogna capire insomma che loro devono vendere e scegliono un mercato in cui vendere. Sì, ma l'effetto che ha... l'effetto che hanno le scelte di uno vestito, sì, da prete, certo, per una cultura prettamente cattolica, sì, è importante, sì, indubbiamente. Cambia la, certo, prospettiva. Sì, 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 sono d'accordo. E se poi fra 10 anni scopriamo che è veramente dannoso? Quando scopriremo che è dannoso cercheremo di andare ai ripari. Non so cosa dire. Ci vogliono i sacrifici umani, insomma. Sì, esatto, penso proprio di sì. Purtroppo con la scienza esiste per esempio una sostanza tipo l'amianto che non si sapeva che era dannosissima e portava il cancro a quei livelli e si è usata per un sacco di cose. Dopo si è scoperto che ha portato cancro, ha portato morti, ha portato devastazioni e adesso si sta eliminando. L'importante è che c'è la volontà di eliminare. L'importante è che c'è la volontà di riconoscere cosa portano le cose. Dopodiché... non possiamo sapere il futuro così, capisci, come un colpo di magia. Noi possiamo vivere al meglio, cioè cercando di non ingannarci, ma vivere al meglio. Questo non posso dirti altro. Va bene, grazie. Grazie a te. Si può esistere anche la capacità della tecnologia di affrontare il problema in cui si vive. Cioè nel senso che... Pronto? Sì? Volevo rispondere a quel ragazzo lì che ha del ripetitore... E gamma 5? Sì, sì, è vero. Chiedo scusa, sono Nazareno. Sì. Allora, siccome ho lavorato nel campo della fisica e dei campi elettromagnetici, vorrei ricordare quel signore lì al quale è stato proposto di mettere un ripetitore vicino casa, telefonico o altra cosa, che i primi disturbi che arriverà, anche se il ripetitore è a una distanza di 100-150 metri dalla sua abitazione, sarà che vedrà che il televisore cambia canale da solo, crede che sia guasto e dice non è vero. Va bene. I secondi disturbi che troverà sarà qualche malessere e con un'insorgenza di tumori nell'arco del tempo. I più sensibili sono i bambini. I bambini logicamente che sono, diciamo, nell'alto sviluppo sono i più radiosensibili. Un ripetitore dovrebbe stare al minimo a 2 o 3 chilometri da un'abitazione per avere, diciamo, un'intensità magnetica tale, d'accordo, da non creare tanti problemi. Tutto qui. D'accordo. Bene, arrivederci. Ciao. Pronto? Pronto? Sì. Sì, ciao, sono Andrea. Ciao Andrea, dimmi. Niente, volevo chiedervi, ma voi cosa ne pensate del Papa che ha chiesto scusa per i peccati della Chiesa? Oh, te l'abbiamo avuto per mezz'ora, dai! Non ho neanche sentito perché male. Non è collegato. E dopo volevo dare un apprezzamento per Giuliano l'Apostata, che non ha fatto pagare più i vestiti, cioè simpatica quella cosa, non la sapevo, e io che ho studiato in un collegio cristiano e sono stato stuprato, non me l'hanno detta questa cosa, e quindi niente, volevo fare un apprezzamento. Grazie. Alla posta. Ascolta, ma cos'è che avete detto brevemente? Guarda, abbiamo fatto un commento di quasi 40 minuti, ma comunque penso che quasi ogni trasmissione ne parleremo, e sarà un leitmotiv che continuerà, insomma. Noi ci vediamo domani mattina, perciò ne possiamo parlare di persona. Ah, ok. Va bene, vi ringrazio. Ciao. Allora chiudiamo qui le trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo. Ho già staccato i telefoni, per cui non telefonate più. Francesco, se vuoi concludere ricordando le conferenze. Ricordo due cose, allora. Ricordiamo tre cose. Staccando i telefoni, perché c'è arrivato Mario. Mercoledì 22 marzo alle ore 20:30, Stregoneria Oggi di Claudio Simeoni. Essere stregoni sotto il dominio cristiano. Insegnerò il vivere per sfida, o parlerò del vivere per sfida. La conferenza, appunto, verrà fatta qui in Radio Gamma 5 e nella sala conferenze. Mercoledì 29 marzo alle ore 20:30, Vampirismo Oggi di Silvano Lorenzoni. Un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano ogni dove. Voglio ricordare un'altra cosa, 22 marzo a San Drigo c'è la riunione del Consiglio della Biblioteca per darci lo spazio per le conferenze, e chi vuole può fare pressione sul sindaco che è l'assessore alla cultura. Voglio ricordare la festa di Beltane il 30 aprile e 1 maggio a Jesolo, Venezia,
per chi è interessato a partecipare a questa festa che è a numero chiuso e che è solo una festa di tipo religioso, e può scrivere ai soliti indirizzi, può chiamarci, o se no può consultare il sito internet http://members.ixum.it/paganesimo/Beltane, ed è un sito specifico solo su questa città di Beltane. E chi vuole altro materiale, su internet c'è materiale in abbondanza dell'istituto. Io do appuntamento appunto agli ascoltatori mercoledì 22 marzo alle ore 20:30 presso la sala confrettiera di Radio Gamma 5. Bene. Per chi vuole anche incontrarci, domani io e sera, domani sera venerdì 17, che c'è il Teatro Popolare, saremo presenti anche io e Claudio, di sì, conseguenza faremo un paio di esternazioni con Franco. Perciò chi vuole anche venire dopo per far scambiare quattro chiacchiere con noi durante il Tribunale Popolare, noi siamo qui a disposizione. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sui Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per averci ascoltato, vi ricordo che questa sera ricontinuo Tommaso Didimo alle ore 19. Grazie per l'ascolto. Salve a tutti, ciao.